Buonasera a tutti, eccoci con Mr. Baldini, cominciamo da Giardina. Sì, buonasera Gaetano, buonasera mister. Partiamo Buonasera. subito con l'importanza di questa partita, uno scontro diretto, prima vittoria in trasferta. È forse la partita che può aver fatto sbloccare qualcosa a livello mentale, più che di gioco, a questa squadra. È quello che ci auguriamo tutti. Allora, mercoledì abbiamo la prova, giochiamo con l'Andria. E dobbiamo dimostrare che questa vittoria ci ha dato quel qualcosa che ci mancava. E sai, le vittorie portano vittorie. Quindi dai, siamo contenti. Mercoledì non bisogna deludere, bisogna rifare una grande partita. Come si è comportato Soleri nella coppia d'attacco, chiamiamola così, con Brunori, che vediamo per la prima volta quando ce l'ha in panchina dal primo minuto? Ha fatto quello che si aspettava che facesse? Io lo conosco, so che è un ragazzo generoso che può fare benissimo quello che ha fatto oggi, partire largo, poi accentrarsi in fase di non possesso, andare a pressare un esterno. Lui c'è un ragazzo che ci mette oltre la gamba, ci mette molto cuore, quindi sono cose che le può fare. Poi, soprattutto sui calci piazzati, all'ultimo nascono sempre queste mischie, magari in campi abbastanza, quando la squadra avversaria poi non riesce, che ha la giornata storta, ma l'unica maniera per raddrizzare la partita sono i calci piazzati, buttano queste palle in mezzo e lui di testa è fortissimo, quindi volevo avere anche uno, avere un giocatore in più sul gioco aereo. Di Marco. Sì, ciao Silvio. Volevo chiederti a proposito di Brunori, continua a segnare, ha trovato un altro gol bellissimo. Dopo 5 minuti, però, ancora facendo uno scavetto, ha sciupato l'occasione dell'1-2. Alla fine è arrivato il gol di Valente ed è andata benissimo, ma ho visto che ti sei arrabbiato molto in quella circostanza, anche perché una situazione analoga era capitata a Francavilla sull'1-0. Ecco, da questo punto di vista, volendo trovare ovviamente il pelo nell'uovo, perché in una giornata come quella di oggi, in cui per vincere ad Avellino, squadra che non aveva mai perso, non vuole essere una critica, ma da questo punto di vista, cosa hai detto, cosa dirai al ragazzo? Niente, direi che bisogna essere più cinici, perché abbiamo già visto, provato sulla nostra pelle cosa vuol dire così, bruciare queste situazioni, bruciare questi gol. Abbiamo provato sulla nostra pelle, poi sulla nostra pelle che cos'è la sconfitta, che cos'è il viaggio di ritorno. E quindi niente, bisogna essere più cinici, però il ragazzo non l'ha vista, perché se lo vedeva gliela dava, come poi dopo ha dato una palla a Valente. Quindi a Brunori cosa gli puoi chiedere di più? Fa gol e fa far gol, bisogna dirgli solo bravo e battergli le mani. Lupo. Buonasera mister, complimenti, ciao Gaetano. Mister, due domande. La squadra era partita bene, poi ha subito il gol dell'Avellino, ma questa volta rispetto alle altre volte però ha reagito subito trovando il pareggio e poi impossessandosi del centro del campo. Se anche questo non è uno step rispetto alle altre prestazioni in cui magari dopo aver preso uno schiaffo la squadra si era un po' in passato disunita. E poi le chiedo cosa è piaciuto di più oggi della squadra e cosa meno, quindi dove c'è ancora da lavorare. Grazie mille. Ma niente, paradossalmente la cosa che mi è piaciuta è il risultato, perché quando vinci poi alla fine tutti vogliamo le vittorie, vogliamo punti, però bisogna vedere sempre come arrivano queste vittorie. Ora, ti ripeto, noi abbiamo fatto una grande prestazione contro Francavilla e quindi non abbiamo raccolto nulla. Oggi abbiamo fatto una prestazione in cui direi che per un'ora abbiamo fatto il Palermo che conosciamo e poi niente, abbiamo amministrato, perché sofferto non abbiamo sofferto, perché non credo che il nostro portiere abbia fatto parate pericolose, ha respinto delle situazioni, ma è normale, giochi a Avellino, queste situazioni ci stanno. E quindi abbiamo amministrato e questa è la parte che a me non piace, non piace perché a me mi piace la squadra, anche se sbaglia gol, che sia sempre propositiva, che sia sempre proiettata per andare a fare gol, perché noi bisogna cercare un qualcosa di più importante del risultato. Il calcio deve essere un mezzo per esprimere noi stessi. E quindi quando vedo così che cerchiamo risultato, questa cosa a me non piace.
Caraffa. Sì, salve mister, intanto complimenti per la vittoria. Beh, possiamo dire che questa vittoria può essere importante per le altre gare, anche a giocare in trasferta, magari trovare un trend positivo anche nelle gare fuori casa. E poi questo Palermo a quale posto realmente può puntare secondo lei, per quello che naturalmente ha visto? Grazie. Sicuramente questa vittoria ci darà grande entusiasmo. Ora noi questo entusiasmo bisogna usarlo per recuperare subito le energie, perché mercoledì c'è un'altra partita importante e non dobbiamo fare brutte figure, soprattutto di fronte ai nostri tifosi e soprattutto anche per noi stessi. Bisogna essere in grado di trovare in questi due giorni le energie per vincere non con il mezzo più nobile, che è le trame, il gioco, l'azione, l'idea. E quindi ecco, andiamo a cercare questa vittoria con questi principi. E niente, io mi auguro che questa vittoria sia il là, ho sempre sperato, ci speravo, che sia il là di una lunga striscia positiva di vittoria. L'unica cosa che posso sperare è quella, poi alla fine vedremo dove arriviamo. C'è un'ultima domanda di Giardina. Sì, mister, la prossima è una partita anche importante, perché la società sta chiamando a raccolta il pubblico. Volevo capire anche se da parte sua c'era una sorta di chiamata alle armi, anche se di questo periodo è brutto utilizzare questa locuzione, per i tifosi, per il pubblico palermitano, per una partita di questo genere. Ed è una partita che affronterete senza De Rosa. Ecco, quanto vi mancherà un giocatore come lui. Senza De Rosa, che se non sbaglio era diffidato ed è stato ammonito. Sono cose che ci stanno, voglio dire, io un giocatore importante, noi lo vorremmo sempre avere a disposizione, però chi è in diffida si sa che rischia, quindi ci sono gli altri ragazzi che sono pronti a fare la loro parte, e quindi io sono convintissimo che se il Palermo gioca da squadra può sopperire a volte anche a dei giocatori importanti che con la loro esperienza possono darti qualcosa in più. Mentre per il pubblico c'è una chiamata da parte sua a presentarsi al stadio. Il pubblico bisogna convincerlo con i risultati e con il gioco. Altre chiamate non ci stanno. Il pubblico si deve sentire orgoglioso di venire a fare il tifo. Se non sente l'orgoglio è inutile fare degli appelli. L'orgoglio il pubblico lo trova quando ti vede giocare, che giochi, che ci metti il cuore, che ci tieni, che non ti arrendi mai, e soprattutto poi che lo fai anche divertire. Ecco, allora il pubblico vedi che allo stadio arriva. C'è Zappella della Gazzetta dello Sport. Non sento niente. Zappella. Stai attivando l'audio. Sente, mister. Ora sì, vai. Ok. Chiedo scusa, volevo solo far notare al mister, ho avuto la sensazione personalmente che oggi lei è riuscito a fare scacco matto rispetto al suo collega, soprattutto a centrocampo, è lì che l'avete vinta la partita. E poi a proposito del pubblico, questo entusiasmo lo si è visto già a fine gara con i calciatori che hanno lanciato le magliette, sono bei segnali questi che fanno ben sperare soprattutto per il prosieguo. Grazie. Sai, il centrocampo è sempre la parte nevralgica dove si sviluppano poi le azioni sia offensive che quando sbagli la palla che puoi subire poi dei contropiedi, puoi subire delle azioni pericolose, quindi è normale che lì avere una certa densità con più giocatori che possono sia palleggiare che recuperare palla ti dà sicuramente un vantaggio, però credo che questa vittoria sia merito un po' di tutta la squadra, perché i ragazzi ci credevano. Noi l'ultima volta a Francavilla abbiamo subito una sconfitta, credo che sia stata ingiusta, però da quella sconfitta abbiamo cercato di imparare, non abbiamo cercato di lamentarci, ma abbiamo cercato di lavorare, di essere ancora più cinici. E oggi, insomma, dai, venire a Avellino e fare due gol e avere la possibilità, ne abbiamo avuto, di fare un terzo, non è molto semplice.
Quindi io sono contento, faccio i complimenti ai miei ragazzi che sono straordinari, però vorrei ricordare che la prova ora ce l'abbiamo mercoledì contro l'Andria, di dimostrare che vogliamo andare molto in alto. C'era una seconda parte di domanda sui tifosi. E i tifosi, li conquisti solamente con i risultati, ma soprattutto come giochi. La squadra, loro devono identificarsi nella squadra che tu trasporti il loro amore, la loro passione. I tifosi vogliono vedere che ci metti il cuore, che ci metti anche le idee, perché a volte il cuore senza idee non basta. E se tu fai questo, vai tranquillo che il Barbera si riempirà. Sì, Jacopo, buon pomeriggio. Allora, all'interno dello spogliatoio, questa vittoria in trasferta, quanto mancava, quanto pesava questo digiuno di successi lontano dal Barbera? Se pensi che mentalmente vi siete sbloccati in qualche modo, considerando anche che non era semplicemente una trasferta, ma era uno scontro diretto contro una squadra che lotta per il vostro stesso obiettivo alla fin fine. Ah, guarda, sicuramente siamo felicissimi di aver vinto fuori casa, però ti posso dire che personalmente non c'è mai stato questa cosa del come magari pensa la gente del fuori casa in casa. Noi ogni partita è come se giocassimo al Barbera, purtroppo coincidenza che quando magari siamo andati a giocare fuori abbiamo avuto qualche difficoltà, però per esempio prendiamo la partita di Francavilla. Non meritavamo assolutamente di perdere, eppure l'abbiamo persa. Quindi il fatto di giocare fuori casa, siamo felicissimi oggi di aver vinto. Abbiamo fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista. E siamo felici che gli abbiamo regalato comunque questa vittoria ai tifosi che ci seguono sempre. Carraffa. Sì, ciao Dall'Oglio. Adesso naturalmente una bella vittoria importante per il morale, come avete detto, naturalmente per dare continuità di risultato sia in trasferta che in casa. Beh, voi ci credete alla Serie B? Se sì, secondo voi a che posto potete arrivare per i playoff? Certo che ci crediamo. Scusa, ti interrompo, scusa, è normale che ci crediamo, cioè, siamo qui per questo, siamo, il direttore e il presidente hanno costruito una squadra per salire in Serie B. Non ci sentiamo meno rispetto alle altre squadre che magari oggi sono più in alto di noi. Speriamo di arrivare, cercheremo di arrivare, di mettercela tutta per arrivare nella posizione migliore e giocarci playoff a viso aperto. Grazie. Lupo. Ciao Jacopo, complimenti per la partita. Una domanda a livello personale ti chiedo, considerando l'importanza della partita e il blasone dell'avversario, se questa non sia stata la tua migliore prestazione proprio come intensità da quando sei arrivato a Palermo. E poi, visto che sei un calciatore di esperienza e conosci bene la categoria, ti chiedo dove il gruppo deve essere bravo dopo una vittoria importante come quella di oggi, appunto in un campo ostico come quello di Avellino. Poi affrontare un avversario come la FIA Alessandria, che lotta ovviamente per obiettivi diversi rispetto ai campani. Grazie. Ti ringrazio per le belle parole, ma penso che da quando sono qui a Palermo anche qualche prestazione discreta l'avrò fatta, dai, non solo oggi. E poi magari per i tuoi occhi oggi ho giocato meglio rispetto alle altre volte, e ti ringrazio. Per quanto riguarda la squadra, noi diamo il 100% ogni giorno durante gli allenamenti e questo è, diciamo, il nostro. L'obiettivo nostro è fare bene durante la settimana e poi riportare le cose che facciamo la domenica. Penso che settimana ci siamo riusciti come le altre volte. Magari è andata poco bene in fuori casa, però ti ripeto, noi siamo concentrati già, siamo con la testa a mercoledì e da qui in avanti dobbiamo stare sereni. Comunque siamo una grande squadra, siamo forti, non ci devono essere distrazioni mentali, bisogna stare sereni, credere in noi stessi, lavorare, fare ciò che ci dice il mister e vedrai che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. C'è un'ultima domanda di Zappella, o è rimasta la manina alzata da prima? No, evidentemente c'è la manina alzata da prima, invece ce n'è un'ultima di Giardina.
Jacopo, qualche giorno fa Baldini ha detto che dall'olio al 100% nella sua squadra gioca sempre. Ecco, volevo sapere se sei già al 100%, specie dopo il problema che hai avuto dopo Catanzaro, o se ancora dobbiamo aspettare per vedere dall'olio al massimo. Sono sincero, ad oggi in questo momento non sono al 100%, perché come ben sapete col Catanzaro ho preso una ginocchiata nel quadricipite che mi ha tenuto fuori parecchie partite. E ho faticato quando sono entrato a rimettere a livello dei miei compagni, ecco. Oggi il mister mi ha dato fiducia giocando dal primo minuto e cerco sempre di dare il massimo, sempre negli allenamenti. Certo, non mi sento al 100%, però ci arriverò alla condizione. L'importante è arrivare ai playoff sereni e stando bene fisicamente.